c'era una volta un'arma potente conosciuta come la spada del re. Per molti anni i regni di cani e gatti lottarono per conquistarla, ma all'improvviso la spada andò in frantumi e il mondo non fu più lo stesso. Benvenuti a CatQuest 2, io sono Don Limberti e oggi proveremo questo gioco. È un po' diverso dai video che porto sul canale, ma lo voglio dedicare a Beatrice, che è la figlia di un mio carissimo amico e so che ama questo giochino. E devo dire che io l'ho provato prima di fare il video e piace anche a me, veramente tanto. Quindi, nuova partita. Tanto tempo fa c'era un grande male. Due re lottarono contro di lui, ma cedettero alla sua corruzione. Tuttavia, la profezia diceva che sarebbero tornati, perché la loro luce potesse risplendere tra le tenebre. Kirri, miei re, siete veramente tornati, la profezia si è avverata. Sono io, Kirri, il vostro consulente reale. Il mondo è in pericolo, dovete seguirmi. Ok. Quindi, entriamo nel nostro primo dungeon. Livello 1. Caverna dei coraggiosi. Ok. Abbiamo vestiti da gatto che ci danno uno di vitalità, quindi equipaggiamo il nostro eroe. Vestiti da cane. Ok. Un altro per l'altro nostro re. Abbiamo anche una. Oh! Ok. Per la forza dei primi re, risveglia questo potere in te. Hai appreso fusa fiammeggianti per il gattino giallo e zampa congelante per quello bianco. Giustamente. Cambiare personaggio, ok. Usiamo il micio del ghiaccio. Livello andato. Fermate le pietre della salvezza per riprendere. Questo è il salvataggio. Perfetto. Kirri, non vi piacerà, ma i re cattivi hanno usurpato i vostri troni. Lioner il persecutore e Wolfen il labrador. Ecco perché solo voi potete aiutarci, miei re. Segno del re. Il segno del re permette di spostarsi rapidamente nei regni. Perfetto. Wow. Kirri, ora siamo a Felingard, il regno di Lionheart, ma
Un fabbro chiamato Kit Kat ha promesso di aiutarci. Ci vediamo là. Perfetto. Oh, e bentornati a casa. A casa vostra e mia oesta. Missione completata. Allora, perfetto, siamo a Zamporto Sud. Contadino Holly. Miau, Lion era un re terribile. È interessato solo alla guerra con l'impero di Lucas. Ok. Rovine del sigillo del re. Livello 10 richiesto. Noi siamo al 2, non è il caso. E qui cosa c'è? Sorgente arcane. Questi sono cattivi? Ah no. Mago, ho sentito che esiste una tavoletta magica in una caverna qui vicino. Grotta caverna. Io non ho il coraggio di entrarci, però. Perfetto, ci entreremo noi. Ah, avete sentito parlare dei custodi del libro? Possono dare una mano ad abbandonare le missioni. Ma io non ho mai partecipato a una missione, quindi non ne ho mai visto una. Ah, ok. Va bene. Direi andiamo a visitare la nostra prima caverna, il nostro primo dungeon. Quindi, vediamo il livello richiesto. Livello 6, no. Ancora troppo basso. Ok. Livello 3. Kiri, sua mia oestà, è successo qualcosa a Kit? Kit Fabbro, livello 3. Sì, io sono... Ok, per il mio livello ci posso fare. Date un'occhiata a questo biglietto sulla porta di Kit. Sono andato via per un po', torno presto. Sono passati 2 giorni, sono preoccupato che si sia messa nei guai. Ok. Hai annusato il suo profumo? Bravo, cagnetto. Volevo dire, ottimo lavoro, sua guinzaglietà. Segui la traccia, ok. Tu cosa sei? Il custode del libro. Sono il custode delle storie di tutti i tempi. Ah, questo è il famoso libro per abbandonare le missioni, di cui ci parlava il mago. Vuoi tornare indietro nel tempo in questa missione al momento in cui è iniziato? No. Ok, questo è il famoso libro di cui ci ha parlato il mago poc'anzi. Quindi, andiamo nella foresta e andiamo a ricercare. Voce misteriosa. Cosa è successo? Aiutatemi voi. Ok. Baia Marina. Però vedo qualcosa. I miei occhi vedono qualcosa di qua. Ricevete la chiave d'oro. Livello 4. Noi siamo a livello 3. Sì, dai, ce la dovremmo fare. Abbiamo trovato il fabbro. Kit Kat. Un attimo. Siete quelli di cui Kiri mi ha parlato, vero? Perdonate la mia maleducazione, vostra mia oestà, ma sono molto confuso. Molto confusa. Sono troppo pigro per prendere quei minerali. Potete aiutarmi, per favore? Ma è una lei? Oddio. Ok. Ok, abbiamo preso il minerale. Ce ne sono altri laggiù, vostra e mia oestà. Va bene. E noi andremo a prenderli. Thank you.
armatura da cavaliere, difesa più 10%, perfetto. È il momento di farle equipaggiare al nostro eroe, che vedo che ha poca energia. Quindi, oh, aspetta che c'è qualcosa là. Ah! Oh, questo va ucciso con... Ok, oh! Gilet gatta avventuriero, attacchi fisici più 5. Allora, direi lo mettiamo a lui. Ok, e passiamo il comando anche a lui. Perfetto. Quindi dovremmo aver fatto tutte le segrete. Parliamo con Kit Kat. Dai minerali a Kit Kat. Sono colpita, ci rivediamo nel mio negozio. A quanto pare al nostro re piace Kit Kat. Bene, adesso possiamo tornare al negozio, giusto? La pietra qua, niente. Kit Kat, un attimo, quanto è la tassa ora? Soldato, spiacente signora, tutti i gatti che non obbediscono alle nuove leggi subiranno la persecuzione. Kit Kat, arg, bene, tieni. Andiamo a trovare Kit Kat nel suo negozio. Kirri, quindi Kit sarà il nostro fabbro personale. Kit Kat, esatto, qualsiasi armatura ha bisogno di un miglioramento. Venite con me. Puoi migliorare l'attrezzatura da Kit Kat. E voi, volete migliorare la vostra armatura? Sì, armatura da cavaliere. Con 30 monete passo a un più 4. Va bene. Perfetto. E a questo punto anche questa. Ok, direi per il momento... Vabbè, 40, 80, no. Vediamo un po' poi. Quindi, abbiamo migliorato le nostre armature. Kirri, notizie gattastiche. I maghi vogliono collaborare nella lotta contro l'Ioner. Andiamo alle sorgenti arcane. Ah, ok, dove eravamo stati prima? Ok, livello 4. Da campi del miagolio ci spostiamo alle sorgenti. Livello 5 è richiesto, sì, ce la possiamo fare. Kirri, speriamo che i maghi possano insegnarci qualche potente magia. Livello 5 è richiesto, perfetto. Noi siamo al 4, ma ce la facciamo. Ok, il libro famoso che azzera le missioni. Mago, ve l'ho già detto, è la teoria delle linee temporali infinite. Miau. Mago, un cane! Ci si sta invadendo! Kirri, calmati, sono quelli di cui ti ho parlato. Mago, oh, mie vivi brisse, presto entrate, vostre miaosità. Cammina sino al gomitolo universale per migliorare la tua magia. Ok? Mago,
Volete migliorare la vostra magia? Sì. Allora, quanto costa? C'è... Oh. Costa tanto. Ok, abbiamo migliorato la magia del fuoco, ma non possiamo migliorare quella del ghiaccio. Va bene. Quindi, qua possiamo migliorare le magie dal fabbro, invece, le nostre armature. Magia del principiante secondo. I bastoni da mago generano mana più velocemente. Usali per lanciare più magia. Magia vietata 6. Viaggiare nel tempo è pericoloso. Tutto deve essere com'era per evitare un paradosso. Ritorno al futuro insegna. Bene. Mago. Uff, uff. I soldati di Lilliner stanno arrivando. Mago, dovete proteggerci, vostre miausità. Ecco, prendete questo, dovrebbe aiutarvi. Bastone del fulmine. Le armi da mago colpiscono da lontano. Quindi, direi... Ok, io equipaggerei da mago il gattino... No, il cagnolino bianco. Vediamo. Ok, perfetto. Soldato, per ordine di Re Lioner, tutti i maghi devono essere perseguitati e legati a un cetriolo. Un passo indietro voi due. Capisco, allora non ci lasciate altra scelta. Scatenati, Mr. Rocky. Cos'è? Oh mamma mia. Ma signore, Mr. Rocky è troppo debole per tenere testa alla magia, vero? Soldato, zitto, non devono sentirlo. Mr. Rocky, no! Mago, oh, grazie vostre miausità. Kirri, miau ok, ora siamo pronti per Lioner, alla capitale. Ma, si è un po' presto. Missione completata, livello 6. Ok. Allora, quante monete abbiamo? Livello richiesto 6, perfetto. Andiamo a affrontare il nostro dungeon e vediamo se troviamo qualche ricompensa. Abbiamo Mr. Rocky. Ok. Gilet del gatto avventuriero livello 3, attacchi fisici più 5. Allora, vediamo un po'. Chi è che aveva il gilet? Lui. Ah, ok. Allora. No, porco cane. Thank you.
non è stata livello 6. Allora andiamo a potenziarci le difese. Certo. Allora, armatura da cavaliere, la miglioriamo e la portiamo al livello 3. E anche questa la miglioriamo. Ok, 50 e 100 possiamo fare ancora, vai. Ok, abbiamo migliorato le nostre armature. Bastone del fulmine, perfetto, se non mi sbaglio, bastone del fulmine, ok, ce l'abbiamo già, danno fulmine più 15. Esperienza. Calma. Una nuova magia, stirpe reale, risvegliate il potere che c'è in voi. Ha imparato scudo veloso, anche il mana è aumentato. Ok, quindi come funzionano le magie a questo punto? Ah, ok, F. Ok. Quindi su F abbiamo lo scudo. Bene. Ci è servito andare a questo dungeon. Ah già, è vero, sono il mago. Ok. Magari adesso andiamo anche a potenziare. 86, no, troppo poco. Dobbiamo ancora migliorare. Bene, vediamo di salire ancora di livello. Allora, questo ancora dice... Mago, ho sentito che esiste a tavola... Ok, sì. E infatti abbiamo imparato lo scudo. Bene.
Siamo a livello 6. Quindi diamo un'occhiata in giro. Fattoria Gattaia, vediamo se c'è qualche missione. No. Ma qui vedo qualcosa di interessante. Livello 15, no. No. Vado. Era un po' troppo al di sopra delle mie possibilità. Livello 15. Quindi direi di seguire allora la missione. Caverna della Gat Capitale. Livello 10, no. La foresta profonda. Livello 90. Oh oh oh. Signori, direi che cominciano ad essere un po' troppo potenti i mostri, eh? Quindi, ma ci torneremo a tempo debito. Prendiamo un'altra moneta. Villaggio dei gatti pescatori. Ok. Salviamo. E vediamo un po' cosa c'ha da dire. Contadino Tigir. Guardo l'oceano ogni furioso giorno. E sapete cosa vedo? Contadino Tigir. Le rovine maledette. Ecco cosa. Un nuovo dungeon. Interessante. Pronto per reclamare il suo trono, sua miaosità? Ma proviamoci. Lioner, le preparazioni sono pronte? Giullare A. Sì, Lord Lioner. Giullare B. Li coglieremo di sorpresa. Sembra un po' presto per affrontare il boss, eh? Quello era Lioner. Svelti, dobbiamo seguirlo. Ma anche no. Allora, vediamo un po' qua il livello dei combattimenti. Soldato, benvenuti nella Gat Capitale. Psst. Se cercate oro, mi dispiace, ma Re Lioner si è preso tutto il nostro. Soldato, saluti al gatto avventuriero e all'amico peloso dallo strano aspetto. Ecco un consiglio. Alcuni nemici sono vulnerabili ad alcuni elementi. Fuoco, ghiaccio e quello che avete. Ok. Tipo Pokémon. Ricordi da quale parte è andato Lioner, vero? Il soldato sembra stia facendo le fusa a se stesso. Soldato, se appaiono dei numeri rossi, allora significa che il mostro subisce quel tipo di attacco. Se i numeri sono grigi, vuol dire che è resistente all'attacco. Miau! Perfetto. Kit Kat. E voi, volete migliorare la vostra armatura? Sì.
Perfetto. Sì, no. Dobbiamo ancora crescere un po' di livello. No! Livello 12 mi sembra eccessivo. Livello 7. Campi della capitale. Caverna della zampa richiede il livello 19. Non è il caso. E tu cosa sei? Contadino, avete sentito parlare del vecchio re Zampa Quarta? La leggenda vuole che abbia nascosto degli speciali forzieri d'argento in tutti i sotterranei per divertimento. E l'unico modo di aprirli è di liberare la caverna dei mostri. Pazzesco, eh? Ok. Libro dei primi re, passo primo. Nell'era precedente ai re e maghi vivevano i vecchi maestri. Essi costruirono una gloriosa società, ma ci hanno lasciato solo rovine. Ok. Ok, questo è un punto di teletrasporto. Allora, ricarichiamoci un po'. Rovine del sigillo del re. Ok. Serve la chiave d'oro. Quindi, abbiamo trovato il re Lioner. Pazzi, siete caduti nella mia trappola. Giullare A. Occupiamoci di loro, Lord Lioner. Thank you.
Davvero? Devo fare tutto da solo? Che paura ho avuto quando ho visto le vostre facce, ma siete proprio patetici. Passerete il resto della vita bloccati su questa isola. Trovo un modo per tornare sulla terraferma. Stirpe reale, risvegliate il potere che c'è in voi. Ha imparato zappa curativa. Anche il mana è aumentato. Perfetto, quindi... Ok, perfetto. Ho anche imparato la magia. Bene. I nostri eroi, dopo la sconfitta, sono riusciti a battere per la prima volta il nemico. Però, a quanto pare, siamo solo all'inizio. Quindi, nella nostra prossima avventura, vedremo di tornare sulla terraferma e scoprire quali altre avventure ci aspetteranno. Spero che il video vi sia piaciuto. A me il gioco piace tantissimo e penso che lo porterò tutto sul canale. Magari giocherò dei dungeon off screen portando solo la trama principale, ma ho intenzione di portare tutto il gioco. Va bene, un grazie a tutti e al prossimo video.